Hi everybody, my name is Veronica and this is the first lesson of One World Italiano online course. Ok, ciao a tutti, io sono Veronica e questa è la prima lezione del corso One World Italiano online. Today you're going to learn how to introduce yourself, tell where you're from and talk about your job or whatever you do. So, let's start! Io sono Veronica. I am Veronica. Io sono italiana. I'm Italian. Io sono sarda. I'm from Sardinia. Io sono di Cagliari. I am from Cagliari. Good! E tu di dove sei? Di dove sei? And you, where are you from? Good. Lui è Roberto. Lui è italiano. Lui è toscano. Lui è di Arezzo. Lui è Roberto. Lui è un attore famoso italiano. Lei è Monica, anche lei è un'attrice famosa italiana. She's Monica, she's an Italian famous actress. Lei è italiana, she's Italian. Lei è Umbra di Perugia. She's from Umbria, she's from Perugia. Bene. Noi siamo italiani. Noi siamo italiane. E voi? Di dove siete? And you? Where are you from? Loro sono due attori italiani famosi. They are two actors, they are famous, they are Italian. Well, okay. So, what did you learn today? A lot of things, I show you. First of all, subject pronouns. Io, I, tu, you. Lui, he. Lei, she. Noi, we. Voi, you. Loro, they. Bene. Second thing you learned, il verbo essere. The verb to be. We can write it. Il verbo essere. Il verbo essere. Io sono Veronica. Lui è Roberto. He is Roberto. Lei è Monica. She is Monica. Noi siamo italiani. We are Italians. Voi siete? Di dove siete? You are. Where are you from? Loro sono attori.
verbo essere io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Bene. Third thing you learn is adjectives ending with O. Like for example, italiano. Ok. Roberto is italiano. Io sono italiana. Io sono sarda. Monica è umbra e italiana. Ma noi siamo italiani. Io e Monica siamo italiane. So, masculine singular, italiano, toscano. Feminine singular, italiana, umbra, sarda. Masculine plural, italiani. Feminine plural, italiane. Good. Another thing we learn is the preposition di. Ok, io sono italiana di Cagliari. Roberto è italiano di Arezzo. Monica è italiana di Perugia. Ok, we can translate it with from. I am from Cagliari. He is from Arezzo and Monica is from Perugia. Good. Preposition D. Well, so we learned a lot of things in few minutes. What do you think about learning Italian? From now you can do it easily, quickly, and it's also so funny. So see you next time. Ciao a tutti, arrivederci.